Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di vedere questo video e prima di mostrarvi tutta la merda che ho da mostrarvi, vi ricordo di seguirmi su Instagram. Domani è il mio compleanno. Ci tengo. Non registro un video da quasi 10 giorni, no, forse di più. Se avete visto il mio video precedente, ero con la mia ragazza. E per chi conosce la mia relazione con la mia ragazza, capisce bene che è difficile stare con una persona che non vedi per tanto tempo e realizzare video. Non ho potuto portare video e non ci saranno video con Sierra, forse al massimo uno. Detto questo, quest'oggi sono qui però a mostrarvi un po' di cose che mi ha portato Sierra dall'America. Non sono cose eccezionali, non immaginatevi le cose incredibili, assurde, eccetera. Però sono snacks e un regalino che mi ha fatto per il mio compleanno. È anche sempre molto difficile farsi regali a vicenda, perché non siamo della solita nazione, non viviamo in paesi diversi e non possiamo spedirci cose perché i costi sono veramente esagerati. Comunque si spera che a breve io vada là. Inizio subito a mostrarvi il regalo più grosso che mi ha fatto, poi procederò semplicemente con tutti gli snack che mi ha regalato, che mi ha portato da là. Già da qui potete capire, San Francisco. È una felpa trash. Avevo già avuto hoodie di Thrasher, ne ho già una. Ne volevo una semplice nera, mi mancavano crew neck nera. E mi ha portato questa e sono veramente molto molto felice che mi abbia regalato questa felpa, perché la adoro veramente tanto. E adoro ancora di lei. Inoltre, insieme alla felpa, mi ha preso questo, il magazine di Thrasher. Sono sempre molto rimasto incuriosito da Thrasher, il suo mondo. Sono Adidas, Rip in Deep e altri marchi. Li appenderò tutti alla porta. Qui abbiamo anche tutto il catalogo dei vestiti. Foto veramente molto molto fighe. Veramente un magazine molto 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 figo. Potete tranquillamente ordinare queste cose online sul sito Thrasher, però non costa molto più elevato. In America in realtà costano abbastanza poco. Detto questo, andiamo insieme a vedere gli snack e a provarli insieme. Questo non ha la scatola, però secondo me è una figata. Cereali Oreo. Hanno un odore fortissimo, raga. Sono buonissimi. Oh mio Dio, sono i cereali più buoni di sempre. Buonissimi. Abbiamo provato i cereali e gli Oreo. Adesso andiamo a provare i veri e propri Oreo. Red Velvet. Questi li avevo già provati tempo fa. So cute. Non so se si nota, però sono rossi. Spettacularis. Fottuti americani del cazzo, quanto cazzo di zucchero mettono. Ah, tra l'altro non so se lo sapete, io l'ho scoperto non da molto. In America praticamente se compri qualcosa in cui c'è ovviamente dello zucchero dentro, tu paghi delle tasse extra. Il che è abbastanza no sense, perché in tutto c'è dello zucchero e in tutto paghi delle tasse extra. Il che è geniale per lo Stato. Però questa cosa è stata creata praticamente per cercare di diminuire la consumazione di zucchero da parte delle persone. Credo che non siano riusciti nel loro intento. No. Andiamo con qualcosa di salato, perché lo zucchero mi sta mangiando la gola. Questi sono i Cheez It. Questi dovrebbero essere un gusto particolare. Tipo barbecue. Non male, essenzialmente formaggio e tipo paprika. Di questo sono molto molto curioso. Il classico snack che abbiamo visto tutti, penso, dall'America. In più loro sono fissati con pumpkin. Questo semplicemente è peanut butter pumpkin. Vitale. Ha un sapore mega strano, perché dentro sembra quasi salato per il burro di arachidi. Però è buonissimo, è molto forte questo. Però buonissimo, mi garba un sacco. Probabilmente arriverà un video riguardante questo oggetto qua. Fettuccini Alfredo. Pasta italiana, fettuccini Alfredo. E le prepareremo insieme. Sotto indicazione di Sierra, vedremo un po' come cucinarle assieme a lei. Questo l'ho già aperto ed è questo coso qua. Questo è veramente molto troppo zuccherato per me. Cookies cream. Andiamo a provare insieme, lo riprovo. Buono è buono, però otto quintali di zucchero muore. Andando oltre, mi ha portato anche questi. Questi sono Pop-Tarts. Sono essenzialmente dei biscotti. Questo per il momento non lo apro, però questa è una limited edition in cui abbiamo questi due gusti qua. Il solito biscotto. Questo essenzialmente è un biscotto, è una Pop-Tarts, al gusto dell'impasto di biscotti. Prendete un cucchiaio dell'impasto, ecco. Questo è il gusto di questi. Sì, gli americani sono dei fottuti malati. Voilà! Questa cosa qua, che è apparentemente molto morbida, lo mettete nel tostapane o semplicemente tipo nel microonde per un minuto. Dentro ha una specie di crema, che è appunto il gusto, che una volta messo in un microonde o nel tostapane per un minuto si scioglie in bocca. Ok, niente, questo è tutto. Non è molta roba, però sono gli snack e qualche oggetto che mi ha regalato Sierra. Niente raga, questo è quanto. Io spero che vi sia piaciuto questo video. Io vi invito a lasciare un like, un commento. Mi raccomando, passate dal mio Instagram. In questi giorni posterò un sacco di foto e tra l'altro è il mio compleanno, quindi voglio che mi seguiate tutti e voglio che mi facciate tutti gli auguri. Domani, il 18 ottobre, è il mio compleanno. Fatemeli, perché sennò sarò triste. Tanto sarò triste in ogni caso. Bella raga.